Eccoci qui per il nostro appuntamento serale con il mitico Tutto è pronto, possiamo Turbo partire. Star 180 di Ralph Garage. Allora, intanto ho apportato alcune piccole modifiche. Infatti ho installato il motore da 600 630 cavalli e poi in più ho aggiunto i tubi di scappamento con il sound aperto e questi qui fanno parte di una mod a pagamento che costa circa 5 euro. Personalmente posso dirvi che vale la pena acquistarla perché innanzitutto è fatta molto molto bene e poi si aiuta anche gli sviluppatori a poter crescere come realtà. Quindi Ralph Garage un sito internet e una pagina Facebook. Date un'occhiata. La mod base del camion è gratuita. Poi ci sono invece altre mod a pagamento che sono diverse. Ad esempio, c'è un rimorchio e diverse cose. Insomma, date un'occhiata al sito internet di Ralph Garage e così insomma potrete capire, insomma, vedere con i vostri occhi il lavoro che hanno fatto. Ovviamente il sound è perfetto. Coincide appunto con quello del Turbo Star. Voltare a sinistra. L'ho confrontato Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. con quello di alcuni video che Voltare ho a trovato sinistra. online, dove appunto attraverso delle riprese, quindi attraverso delle registrazioni, ho potuto appurare Andata bene. l'esattezza del suono. Quindi il suono è identico. Io vorrei dire è quello lì. Non sapendo le cose, però al momento posso dirvi che è identico. Ma hanno fatto un ottimo lavoro, specialmente per i dettagli Voltare a destra. degli interni. Fine del viaggio. Eccolo lì il nostro elicottero. Adesso lo carichiamo. Eccolo qui. Io prendo sempre il pianale, quello lì corto. Allora, tre ruote. Prendiamo questo qui. E facciamo il primo viaggio. La prima tratta. Berlino-Copenaghen. È ora di andare. Il suono del motore è corposo, ha dei bassi e canta come se fossero le tonalità di bassi di Barry White. Voltare a destra.
che è molto, la tonalità è molto grave, molto boom, bella, piena. E noi con i 600 cavalli qui ci facciamo questo bel viaggetto. Tanto abbiamo il limite a 50, andiamo a 50 km orari, stiamo lasciando Berlino. È davvero incredibile la fluidità di questo mezzo. Gradualmente accelera e poi ha anche la particolarità di questo mezzo è anche la scalata, quindi la frenata, ma soprattutto il rumore della valvola di scarico, non so se è corretta, quella è la valvola di scarico della turbina. Con il motore precedente si sentiva molto di più, questo probabilmente essendo molto più potente, avendo molti più cavalli probabilmente forza di meno sulla turbina. Ecco, il retarder, chiedo scusa per il lapsus. Il retarder che si fa sentire è tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia. Come diceva il grande Pino Daniele, Pino Daniele, Pino Daniele, olè, 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 Pino, Pino. Andiamo. Da Copenaghen poi andremo ad Oslo e man mano gireremo tutta l'Europa. Possiamo anche proseguire. Abbiamo 1300 km di autonomia, perfetto. Dunque dovremo arrivare alle 17:53 circa, 55, quindi alle 5 alle 6 o 10 alle 6. Ma come si dice dalle mie parti, 6 meno 5, 6 meno 10. Quindi adesso ci mettiamo belli belli. Scusate, ma queste temperature ballerine sono un po' malandrine, ci fregano, mi fregano e quindi di conseguenza da un po' di raffreddore.
Sembra un opellastro questa qui che sta davanti la macchina. Comunque, ritornando alla mod, se potessi la portare anche nel multiplayer, perché è veramente fantastica, molto molto bella e ben fatta. La mod base del camion è gratuita, poi ci sono altre mod a pagamento. Ero scettico, però poi alla fine ho pensato di acquistare la mod del motore a pagamento, insomma quella mod col motore insieme ad altre cose, perché volevo e voglio dare il mio sostegno al grande lavoro che stanno facendo e che hanno fatto i modder. Che il limite scenderà di nuovo a 90 km/h. E comunque noto la stabilità di questo mezzo, che è qualcosa di sbalorditivo, di incredibile. Tiene la strada in una maniera impressionante. Devo uscire qua. Stavo per distrarmi. Allora, qui a sinistra, ok. Voltare a sinistra. Sinistra. Voltare a sinistra. Perfetto. Guten, guten, com'è che si dice viaggio? Non lo so. Bon voyage. Come dicono i cugini francesi. Prepararsi a voltare a destra. Bon voyage. Bon voyage. E l'astronave che arriva. Sergio Caputo è l'autore della canzone. Bon voyage. Bon voyage. Ci imbarchiamo. Sto ricalcolando. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Copenaghen, perfetto.
Sto cercando un nuovo percorso. Stavo consultando gli appunti per l'itinerario. Già mi sa che ho sbagliato uscita. Da notare come beccheggia la motrice. Ok, si esce, perfetto. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Bella, vero? Via. Ammirate il passo felpato, ma deciso, morbido. E se non stiamo attenti qua, ci fanno una bella multina. Km/h. Manovra pelo pelo, ovvero fatta con estrema precisione, in mezzo anche estremamente maneggevole, e praticamente è come se stessi guidando qualcosa di molto molto più leggero. Siamo quasi arrivati a Copenaghen. Copenaghen, stazione di Copenaghen. Da qui poi prenderemo l'altro carico e andremo ad Oslo. Ci aspetta un altro elicottero da trasportare. Infatti al nostro mezzo vengono affidati incarichi importanti. Ci affidano materiali e materie molto costose. Tenersi a destra e poi uscire a destra.
Se avessi preso il rimorchio con quattro assi sarebbe stato molto più difficoltoso, almeno per me. Diciamo che questo ha tre assi, più semplice. Direi di rabboccare il mezzo. Perfetto, 1,29 euro. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare. Per un pelo non l'ho beccato. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Mi ha fatto praticamente il pelo. A destra. Ecco qui. Copenaghen, stazione di Copenaghen. Copenhagen Station. Rispettiamo i limiti di velocità, mi raccomando. Copenhagen. Ah, ho anche il garage, perfetto. Prepararsi a voltare a sinistra. Scendiamo in folle. Voltare a sinistra. Prima di svoltare io vi consiglio di ruotare la visuale, perché ruotando la visuale vi permette di essere molto molto più precisi durante la manovra, specialmente nelle manovre più strette. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Nei punti, diciamo, voltare a sinistra, un pochettino più complicati da svoltare. Lo sapevo, ecco cosa significa distrarsi. Vabbè. Abbiamo il diritto di precedenza qui. Allora, alla prossima. Renard, ovvero la volpe. Le renard, come si dice in francese. Come on dit en français, le renard. Pour les amis français, je suis désolé pour ma mauvaise prononciation. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Voltare a destra. Abbiamo finito. Ok. Cominciamo con il nostro elicottero, già ci aspetta lì. No, non c'è. Allora, vediamo un po'. Ok.
siamo quasi. Andiamo un po' avanti. Ok. Meglio. Andiamo piano. Così. Ruscio ruscio. Andiamo piano piano. Piano piano. Prima marisce si voroce ruce, ma fai morì Marruzzella, Marruzzella. Marruzzella, Marruzzella. E mi sei rinda l'occhio, Mara. Prima marisce si voroce ruce, ma fai morì Marruzzella, Marruzzella. Allora, adesso dovremo trovare un altro carico qui da Canova. Vediamo un po'. Nulla però sto. Allora, un attimino soltanto che creiamo subito il carico. Qui siamo, eh? Copenaghen, ya. Allora, un attimo solo di pazienza. Abbiamo detto Oslo. Ecco qua, Renar. Mettiamo. Prepariamo il carico. Che sarà un elicottero. Ok. Ok. Allora, dovrei aver fatto tutto, quindi per chi usa il Virtual Speditor si fa effettua un salvataggio rapido. Poi si apre il Virtual Speditor, si seleziona la città di partenza, azienda di partenza, poi città di destinazione, azienda di destinazione, e poi si sceglie il carico, si salva e poi si entra nel gioco e si carica il salvataggio. Eccolo qua. Ma io devo andare tramite Hit Sail, quindi farò un altro giro. Punta a punta. Andiamo. Cambiamo il rimorchio. Troppo lunghi questi. Questi sono tutti a 3 round. Allora, prendiamo quella a 3 round.
Eccolo qua. Andiamo a caricarlo. Si guida questa motrice con qualcosa di molto molto facile, alla rotonda, semplice, prendere la prima uscita. e qualcosa di incredibile questa motrice. Uscire adesso. Andare dritto. Non sembra di guidare un mezzo pesante. È leggero come un passero di 30 Si guida bene, tiene bene la strada, nulla da dire, è stato fatto un grandissimo lavoro. Come si dice a Napoli, un babà. Perfetto. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Troppo larga l'ho presa questa curva. Ai ai ai. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Kubenhaven. Voltare a destra. Appena il semaforo scatta il verde. Per un pelino, e dico per un pelino, non ho preso il bordino del marciapiede. Marciapiede. Prepararsi a voltare a sinistra. Hola, hola, ma te ti garba la Coca-Cola con la cannuccia corta corta? A Voltare a sinistra. me me gusta. Il Turbo Star. Il cliente aspetta il suo carico e non possiamo deluderlo. Bisogna arrivare in orario. In perfetto orario. Perfettissimo. Uela Manuel, buonasera e ben ritrovato. Eh sì, diciamo che il video di oggi pomeriggio per problemi tecnici è durato un po' più del solito, quindi ho pensato di
fare un po' di fare una sessione serale per poi fra qualche giorno postarla su YouTube. A 140 è un po' difficile andare con questi mezzi, anche se è estremamente efficiente, però non ho ancora provato, ma i limiti di velocità non sempre lo consentono. Quindi non ho ancora avuto modo di testare la velocità di punta, però con la mod quella lì sì, in single player ho installato la mod a pagamento, quella lì col motore da 600 cavalli e con i due marmittoni, quindi adesso il mezzo è molto più fluido, anche prima lo era. L'ho preso sabato, però ho aspettato ad oggi per portarla in live. Infatti, in uno dei primi video ho fatto la configurazione in diretta, poi la webcam mi ha dato un po' di problemi. 5 euro più o meno, se non ricordo male, intorno a 5 euro. Ma ne vale la pena, ne è valsa la pena, perché adesso è tutta un'altra cosa. Eh sì, per quello che hanno fatto gli sviluppatori su questo mezzo, è veramente un regalo a quel prezzo, e quindi l'ho preso subito. All'inizio era un po' titubante, però poi un altro amico che ha fatto la recensione mi ha convinto, poi anche perché voglio dire hanno fatto un ottimo lavoro gli sviluppatori, i modder. Uno, non ho capito. Ah, sì, più o meno sì. Se ti riferisci alla live di oggi, sì, erano grosso modo un'oretta, sì. Perché ho dovuto fare la configurazione online, quindi ho perso un po' più di tempo. Però adesso, siccome il mezzo già era bello e pronto, ho pensato di rifare da capo, insomma, come ho detto prima. E la sessione serale generalmente è un po' più tranquilla. Non so perché, ma di sera verso quest'ora viene sempre meglio. Ma il mezzo merita. Va bene. Guarda come sale di velocità. Una purtroppo il tratto di strada non lo permette, ma quando ha attraversato la Germania ai 140 lì ho potuti far lì è riuscito a toccarli in alcuni punti. Ottimo mezzo, lo sento anche bello maneggevole
In curva ha un'ottima tenuta di strada. Se avessi fatto curve come l'ho fatto con questo mezzo qui, con altri camion, mi sarei ribaltato. Invece questo mantiene bene. E l'ho testato su alcuni tratti di strada della mappa che conosco ed è facile ribaltarsi. E ho visto che tiene bene, molto bene. Molto bene. Aia, l'alcol. Se hai un po' di ovatta o le pezzette per gli occhiali, puoi anche pulire il monitor, lo schermo. Poi dopo devi utilizzare una parte asciutta per asciugarlo per bene. Ah, meno male. Perché ti stavi scompisciando dalle risate, perciò ti stava andando a finire l'alcol sul telefono. Ah, e vabbè, fai le cose due con calma, dai. Mettilo almeno in un posto riparato il telefono, che se ti cade in acqua è un problema. Ok, qua il Turbo Star, mannaggia la miseria. Lo stanno facendo praticamente. Lo stanno facendo soffrire. Guarda l'accelerazione. Ora sorpassiamo il mezzo e ci rimettiamo. Ecco qua. Rallentiamo. Ho il carico qua dietro che vale un bel po' di soldini qua. Guarda che vale. 38.000 euro. Buono. Si recupera. Recuperation. L'eco. Diamo un po' in folle e facciamo scorrere un po' il mezzo. Facciamo un po' di economia qua. Il gasolio costa. Direi quasi quasi di dare un colpo d'acceleratore. Ecco qua, limite a 110, ci mettiamo a 110 km all'ora e andiamo belli belli tranquilli tranquilli. Stoccolma, ottimo ottimo. Manuel, qual è? Dimmi un po', un bel lavoretto, almeno così fai anche un po' di esperienza.
messo, scusate, fate passare il Turbo Star. Caspita, è un bel lavoro il magazziniere, è anche abbastanza faticoso. Ho fatto un'esperienza. Però se lavori bene, se riesci a capire poi come organizzare, dopo non hai più problemi perché sai come muoverti. Il carico scarico merci, insomma, l'inventario, tutte queste cose qua. L'ho fatto. Non è semplice, però se sei preciso, poi anche i fornitori, insomma, rispondono bene. Ah, ok, quindi diciamo il tuo è un lavoro più a livello informatico, diciamo così. Devi più scrivere che fare. Ah, ok, fai da supporto in effetti al magazziniere. Per iniziare, guarda che è una bella esperienza. E imparerai anche a tenere l'ordine quando c'è poco ordine. Significa che quando c'è tutta una serie di robe accantonate, pure se lo spazio è poco, imparerai pure a ottimizzare gli spazi. Vabbè, sì, anche perché per la tua età, insomma, non è che puoi fare lavori fisici pesanti. E mi sembra pure giusto. E beh, magari me lo scrivi in privato, mi mandi un messaggio in privato, perché questa è una live, sai, comunque gira su internet, però comunque speriamo che almeno ciò che ti daranno, insomma, sia proporzionato al lavoro che andrai a svolgere, insomma. Che queste cose qui sono un po' delicate, quindi è per questo che ti ho consigliato di non scriverlo in chat. Poi lo leggo dopo, a fine live, vado a vedere il messaggio. Comunque è un'esperienza particolare in magazziniere. E magari se trovi anche una persona che è disponibile e disposta, magari fatti insegnare qualche trucco del mestiere. Che magari se dovesse capitarti in futuro di svolgere questo ruolo, puoi sempre, diciamo così, avere già un'esperienza pregressa. Ah, ok, sì. È un'ottima esperienza. Anche perché loro sicuramente avranno i materiali in deposito, che poi i prodotti finiti solitamente li vanno a vendere. E vabbè, più che la moto, io ti consiglierei magari di aspettare un po' di tempo e magari dopo 2 anni ti puoi anche prendere una macchina che è un po' più sicura. Però se c'è la passione per la moto, va bene. Diciamo che la moto è un po' più un discorso un po' più complicatuccio, però se ti piace la moto, prendi la moto Yamamoto Tozzi Fan Nagamoto.
È una bella moto, però devi sempre tenere conto di quanto rumore produce la marmitta. Insomma, perché deve essere sempre tutto omologato. Ma per il 125 però, così come per il 50, mi pare che ci vuole il patentino, non vorrei sbagliare. Quindi forse dovresti anche iscriverti magari a scuola guida. Così impari pure un po'. Tu già l'hai fatto il corso per il patentino per il 50? Ma più che la moto a marce, a questo punto io ti consiglierei più uno scooter che un monomarcia, un 125. E poi se sei appassionato, diciamo, della moto vera e propria, cambi di marcia, l'SH, ma ci sono anche altri scooter 125, tipo il Kymco, questi altri marchi meno conosciuti. Insomma, che pure fanno degli ottimi mezzi, ottimi motori. Poi ci sono quelli là più blasonati, insomma, ce ne sono diversi. L'SH io... bravo. Che io per 4 anni ho tenuto un vecchio SH 150, ma io perché avevo la patente, quindi... Con la patente per la moto. Io ho fatto direttamente quella lì per le moto di grossa cilindrata. Quindi sì, è la 2 che dopo un paio d'anni, se non mi sbaglio, dopo un paio d'anni non avevo più la limitazione. Io già avevo la patente la B e la C. Poi diciamo che ho fatto le guide più che altro perché avevo già una patente valida e quindi ho fatto soltanto l'esame di guida sulla Vespa 150. Era una Vespa che aveva un solo freno. Prima della metà degli anni 90, sì. In Italia però, all'estero mi sembra che poi non si poteva guidare la moto con la B, se non ricordo male. Che prima la patente veniva rilasciata anche dalla prefettura, tra l'altro, non dalla motorizzazione. Quindi una volta la patente era un vero e proprio documento di identità. Adesso non l'è più perché è rilasciata dalla motorizzazione, anche se in certi casi la registrano. Diciamo che i documenti ufficiali sono la carta di identità e il passaporto. Unirsi a destra e poi uscire a destra. Il camion, diciamo il furgone, però non era limitata Uscire quella a lì, destra. perché per portare il camion tipo quello lì con il cassone, ma fino a un certo peso ci va la cibo, altrimenti ci vuole. E allora sì, portava la stessa patente che c'ho pure io. Ora non ricordo Alla bene vittoria qual è il avviene limite, però l'uscita. un
4 tonnellate e mezzo. Perché ho fatto le guide, l'ho fatto, ho preso il modello 3 militare e poi l'ho convertito in patente C. Quindi ho avuto un istruttore di guida, un sottufficiale, un maresciallo che se sbagliavi non te la dava per buona. Sì, modello 3 militare Alleanza convertita radicale in C sinistra. civile. Voltare a sinistra. Oh, Preparatosi a e voltare a sono pure destra. arrivato a destinazione qua. Mi Voltare a destra. vado anche a esplorare un po' la mappa. Voltare a sinistra. Non ricordo male, era del 2002 o 2004. Prepararsi a voltare a sinistra. È quello lì che aveva ancora i fari che si accendevano manualmente Voltare a e non sinistra. aveva ancora le luci, quelle lì che adesso si accendono Siamo appena arrivati accendi a il sinistra. quadro Alla prossima. dello scooter. Il modello che aveva anche i freni a ganasce. Bello il 300. Ho detto che era il modello quello là più vecchiotto, se ti riferivi allo scooter che avevo. E quello lì che i freni li aveva a ganasce. E adesso tutti gli scooter e tutte le moto, quando giri il quadro, quando giri la chiave del quadro, si accendono già i fari. Invece quello che avevo io, i fari li accendevo manualmente. C'avevo l'interruttore. Con l'interruttore a sinistra. Beh, sì. C'avevo l'interruttore manualmente. Si accende. Adesso invece è tutto collegato. Quelli recenti no, se non ricordo male, si accendono appena giri il quadro, la chiave nel quadro. Sono disinformato, quindi non saprei. Però almeno in quel periodo là, diciamo che era così. Uè, Manuel, grazie per la compagnia. E mi ha fatto piacere parlare con te. Poi, tanto quando c'è adesso, quando finisci la scuola, avrai più tempo. Quindi, goditi questa bella estate qua. Insomma, ci becchiamo alla prossima. Grazie ancora per essere passato in live. Buonanotte. Ciao Manuel, grazie ancora.